titolo molto carino, Il cane volante e l'omino stellare. Come nasce il titolo? Allora, Il cane volante è la prima storia che ho scritto, mentre l'omino stellare è la filastra che mi piaceva di più tra quelle che ci sono nel libro. Quindi fanno parte del libro entrambe. Ecco, ti volevo chiedere, visto che hai scritto questi racconti, ma quando hai iniziato a scrivere? Come è nata questa tua passione? Quanto tempo fa? Sei piccolina, però forse è passato un pochino di tempo. Ho incominciato a scrivere a 6-7 anni, infatti le prime storie che ci sono, cioè, sono più da più piccoli, perché le ho scritte a quell'età. Invece la passione per la scrittura anche lì è venuta incominciando la scuola, quando le maestre ci chiedevano di fare temi o queste cose. Quindi a scuola è stato un bel incentivo, quindi le maestre vi incoraggiavano a scrivere, quindi è bello farlo anche su un incentivo anche scolastico. Sì. Ecco, questa passione quindi è nata da piccola e ti volevo chiedere, oltre alla passione per lo scrivere, magari quando hai finito i compiti, quando sei a casa, ti dedichi anche altre passioni, non so, in genere magari lo sport, se ti piace la musica, uno magari suona uno strumento. Quali sono le tue passioni per la tua età, ovviamente? Allora, sport, quest'anno mi piacerebbe fare tennis, però mi piace il nuoto. E lo facevo fino a poco tempo fa, mentre la musica suono il pianoforte, che ho incominciato l'altro anno, e poi nel tempo libero scrivo. E pensi quindi di riuscire, ti piacerebbe coltivarle insieme queste passioni, quindi sia la scrittura e diventare bravissima anche a suonare il pianoforte? Sì, infatti sono cioè, da grande vorrei fare anche sia la pianista sia la scrittrice. E infatti lì c'è un'introduzione che lo dice. Leggila, Laura, leggila. Allora, sentiamo la tua bella introduzione al tuo librino. Da grande vorrei fare tante cose, ma quella a cui aspiro di più sono la scrittrice e la pianista. Sono due attività che mi calmano e che mi svuotano la testa da ogni preoccupazione. Quando scrivo, riempo il foglio bianco di parole e senza rendermene conto mi estraneo da tutto il mondo circostante. Quando suono, invece, penso soltanto al ritmo e alla musicalità fragile di quei tasti. Faccio ragionamenti su ragionamenti senza neanche accorgermene. È molto strano che scriva queste cose così spontaneamente, perché di solito non sono abituata a parlare di me e delle mie passioni ad altri, per paura di essere derisa. Pure per questo scrivo, perché nel foglio mi sento più libera di raccontare cose che non saprei esternare con le parole. E poi qua do la mia email per scrivermi del libro.